Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi il mio primissimo Q&A. Qualche giorno fa ho messo sulle mie storie Instagram un box domande dove potevate sbizzarrirvi con le vostre curiosità da chiedermi. E avete accolto abbastanza bene questa iniziativa, chiamiamola così. E intanto che sto andando in città, colgo l'occasione per rispondere. Prima domanda: quanti anni hai? Allora, allo stato attuale 33. Sono un 89 che però fa gli anni a novembre. Domanda 2: di dove sei? Abito in un paese a un quarto d'ora dalla città, Cremona. O meglio, per i più attenti, ma anche se non siete molto attenti, si sente che sono nato a Bolzano Alta. Ho origini calabresi, ma sono praticamente a Cremona o comunque provincia da sempre. E qua ci riconduciamo alla domanda 3. Sei di Cremona Centro? Forse la persona che mi ha rivolto questa domanda si rifaceva a alcuni miei video, short specialmente, che ho messo qui su YouTube, di alcuni spezzoni dei miei video test, dove facevo vedere i comportamenti degli altri automobilisti in centro, ma non sono di Cremona Centro. Come detto prima, sono di un paese a 10 minuti, un quarto d'ora dalla città. Domanda 4: che auto guidi? Fino a poco tempo fa avevo a disposizione due automobili, di cui ho fatto anche dei video tutorial che vedete sul canale come i primi video. Una Ford Fiesta del 2011, dove sono seduto ora, e fino a non troppo tempo fa una Citroen C2 benzina. Domanda 5: qual è la moto dei tuoi sogni, se ne hai una ovviamente? Allora, moto dei miei sogni, non ne avrei una in particolare, o meglio, ho qualche preferenza. Esteticamente, chiaro, con le italiane si vince facile, non ce n'è per nessuna, anche se una Triumph, specialmente le Street Triple, non sono male. Anche le Royal Enfield si sanno difendere molto bene, ne ho provate parecchie, ma ci arriviamo dopo, e dentro in una di queste domande. Domanda 6: migliore moto che hai guidato? E qui che si ricollega alla domanda 5. Migliore moto che ho guidato? Allora, finora il mio parco moto non è ristretto, a dire il vero, perché ne ho provate tante, ne ho usate tante, se poco o tanto tempo ne ho usate un po'. Tuttavia, la migliore che posso dire, sì, sono convinto che è la moto più bella che ci possa essere, la Royal Enfield Scram, perché è una moto tuttofare. Con quelle moto lì veramente puoi girarci il mondo, e con una spesa veramente irrisoria. Ma anche la Hunter, che comunque, seppur piccolina, con poca potenza, si sa difendere molto bene. Poi vabbè, io ho fatto la patente A con una Yamaha MT-07 prima serie, quindi posso comunque capire un po' il confronto tra una potenza abbastanza importante, perché alla fine sono comunque 75 cavalli delle MT-07, e quale potenza mi serve veramente. E secondo me su strada la Scram è più che adatta, quindi comunque
quella potenza lì, seppur non elevatissima, siamo abituati a sentire che 100 cavalli non servono a niente, che ne servono sempre di più, sempre di più, sempre di più per pompare l'ego a 1000. In realtà, secondo me, il 411 della Scram va più che bene, la Hunter va benissimo, specialmente in città, la Classic molto comoda. Secondo me, sì dai, dico la Scram come miglior moto mai guidata. Domanda 7. E qua la domanda si fa interessante. Perché? Perché c'è stato un lungo lasso di tempo dove non ho portato contenuti. E la domanda dice proprio: hai nuovi contenuti per il futuro o qualcosa di simile? Prossimamente è facile che porto nuovi test ride, vedremo cosa succederà, perché avevo sia accordi con le concessionarie che ben conoscete, che mi ha fatto provare le Royal Enfield e tutto, e sia avevo anche altri accordi con altri salonisti e anche dei privati che mi volevano far provare i loro mezzi. Quindi vedremo cosa succederà, come può essere anche che porterò in futuro cose anche strettamente personali, come può essere anche una giornata fuori casa, anche se non tratta di motori, come può essere un weekend fatto da qualche parte, come può essere un qualsiasi cosa, o anche un weekly vlog, non lo so, adesso vediamo. Comunque sia, essendo un profilo che comunque mi ero incentrato molto sui motori, vorrei un po' distogliere l'attenzione dai motori, visto che io non vivo solo di motori, ho anche tante altre passioni. Quindi spero apprezziate comunque il mio mondo a 360 gradi. Domanda 9. Hai qualche partnership? Allora, sì, ricollegandosi anche a una domanda precedente, se come partnership intendi un'amicizia, una bella collaborazione, sì, e difatti la concessionaria Royal Enfield di Cremona è sempre super gentile, mi ospita molto volentieri, quindi potrei anche considerare una bella collaborazione. Potrei anche considerarla una bella collaborazione con loro. Non posso fare a meno di non ricordare che come primissimo video che mi sono aperto a un salone che mi ha portato anche una grandissima visibilità, ben oltre 25.000 visualizzazioni, ringrazio in questo video Andrea e lo staff della Retro Caffè Garage di Crema, e ovviamente ringrazio la bottega delle moto speciali di Cremona che mi ha fatto provare parecchie dei modelli disponibili. È un po' che non torno a dirvi ciao, appena sistemo un paio di cosine ci rivediamo. Poi come partnership non posso fare a meno di dire che ho l'affiliazione con Amazon. In parole povere, cos'è l'affiliazione con Amazon? Magari lo sapete già, ma nel dubbio. In pratica io, come pochissime altre persone che fanno del social un mestiere, siamo stati accettati in questa partnership. Cosa porta questa partnership? Porta sì che in descrizione di ogni video metto dei link, parlo personalmente, magari di prodotti che uso, di cose che ho testato, di prodotti che consiglio. Se voi fate acquisti passando dai miei link qui sotto in descrizione, ma anche in altri video ci sono i miei link dei prodotti che uso, testato, bla bla bla, e anche se passando da quei link non acquistate quel prodotto ma acquistate cose che vi interessino a voi, mi date una piccola percentuale
che ciò non significa che a voi aumenta il prezzo del prodotto in questione, voi fate l'acquisto come normalmente fareste a fatti vostri, diciamo. Tuttavia, passando comunque dalla mia descrizione, mi dareste un piccolo contributo. Come si suol dire, e come dice il mio caro amico Riccardo, alias In Viaggio col Rabbino, lira più lira fa il soldo, o una frase simile, ora non mi ricordo, scusa. Quindi, e lascio anche il suo link in descrizione ovviamente, perché questa perla non avrei mai potuto pensarla da solo. E quindi comunque sia, essendo che di questa piattaforma cerco di trarne un'opportunità, perché non sfruttare anche centesimo per centesimo ciò che mi è stato riconosciuto? In fondo Amazon mi ha riconosciuto come ottimo affiliato, YouTube mi ha riconosciuto come un ottimo partnership, quindi insomma cerchiamo di cogliere le occasioni, sfruttiamole, magari chissà, anche con il vostro aiuto magari riesco a farmi anche il mezzo per l'estate, così posso portare anche contenuti da poter condividere con voi. Domanda numero 10, e penso sia l'ultima. Allora, qui si fa tosta, perché si riconduce a una domanda fatta in precedenza, parlando di test ride, collaborazioni, così così. Quale sarà il tuo prossimo test ride? Bella domanda. Tutto ciò alla fine vale da me, insomma, come si suol dire. Devo sistemare certe cose personali che mi hanno tenuto fermo per un po', ricontattare i miei concessionari amici, magari riprendere i contatti con alcuni saloni, essendo comunque tratto moto, che mi avevano proposto di fare dei filmati e magari anche dei test ride, sempre nominandoli comunque come ho fatto anche con i test ride della Royal Enfield. Giustamente, perché comunque la riconoscenza prima di tutto, assolutamente, e poi la fiducia deve essere sempre ricambiata, ed è assolutamente sia dalla Retro Cafe Garage di Crema, e da In Primis, che comunque è stato uno dei primi video che mi hanno dato comunque quella spinta per andare avanti, che ho filmato la benda, quel simile Sportster 883, diciamo, della benda Keyway, e sia la bottega delle moto speciali, che mi ha dato una fiducia incredibile e mi ha fatto sentire come se fossi a casa. Veramente sono due posti assolutamente, non ho nulla da dire se non enormi ringraziamenti, perché comunque sia mi hanno dato quella spinta in più per fare, per uscire dal guscio e per dimostrare che io qualcosa valgo. Dai, finiamola qui, sennò viene troppo lungo e magari non ci cliccate nemmeno su sto video. E comunque sì, altri test ride, ritornando alla domanda, perché giustamente mi è stata fatta la domanda, rispondiamo. Altri test ride, allora, mi piacerebbe provare molto, sempre molto basandomi sulle patenti A2, perché io sono, se mi seguite su Instagram lo sapete molto bene, anche guardando qualche video precedente su YouTube, sono molto fan delle moto non potenti, anche se comunque mi piace molto l'RS 660, mi piace la Tuono, mi piace l'MB Agusto Drive Sentimentale, la Triumph Street Triple, tantissima roba mi piacciono, ma probabilmente non sarebbero la mia scelta.
parlando di Naked, poi ci sarebbero comunque le enduro stradali che dovrei provare per dare il mio punto di vista, per dire se mi possono piacere o meno. A vista mi piacciono perché sanno di comodo. Le custom così e così, perché avendone provate un paio di custom, hanno una seduta che non mi ci trovo attualmente, seppur ho le gambe lunghe, ricordo sono alto 1,80 m, quindi comunque con le custom non mi troverei male, numeristicamente parlando. Altri test ride, mi piacerebbe provare altre moto da patente a 2, come può essere per dire il BMW G310R, o magari non so... La Kawasaki Z400, Z650, magari Devo, anche potenza piena, però comunque sempre restando su quella soglia di potenza massima, sempre massimo 50-60 cavalli, che secondo me è la potenza giusta per andare in strada. Oltre quella potenza lì è potenza sprecata. Difatti mi è stata spiegata da un esperto che sinceramente a me non doveva vendere nulla, parlando schiettamente, con 50 cavalli vai dappertutto, ma oltrepassando il discorso coppia o non coppia, dopo oltre 50 cavalli cosa te ne fai? Una moto da 50 cavalli, come può essere per dire una Honda CB500, i suoi 170-180 all'ora di massimi li fa, 1-0 a 100 sotto i 10 secondi li fa, consuma il giusto, poi comunque sei dappertutto, è pieno di autovelox, pieno di bug, pieno di dossi, pieno di controlli dappertutto, dove si vuol correre. E grazie anche a voi che mi seguite, o anche se non mi seguite ma avete aperto il video, vi ringrazio comunque, perché avete dato quell'appoggio che fa sempre. Restate sintonizzati perché le novità non sono finite sicuramente. Ora vediamo di incrementare questa monetizzazione, perché siamo già a fine maggio e abbiamo bisogno di incrementare, perché almeno per l'estate qualcosina, anche andare a prendere qualche moto a noleggio, qualche cosa, o anche un qualche progetto da fare per l'estate, ci vuole un po' di mio, un po' di monetizzazione, un po' di affiliazione Amazon, che ricordo link in descrizione per comprare tramite i miei link anche oggetti che comunque non c'entrano con quello che pubblicizzo, ma passando dal mio link mi ha aiutato un sacco. Ringrazio chi mi ha fatto le domande. Il link in viaggio col rabbino per la sua frase molto illuminante, che solo per quella frase lì merita comunque che voi andate a dargli una sbirciata e magari un'iscrizione, se la merita, dai. Poi comunque porta un sacco di roba figa, cose magari low cost che possono essere utili anche per di ottima qualità, e ottimi per tutti, motociclisti e non, oltre che porterà anche dei fighissimi vlog, quindi già ci siamo sentiti con lui e ci sono dei mezzi magheggi in mezzo, quindi io lo seguirei. In ogni caso comunque vi ricordo di solite cose, iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram o sui miei social e commentare se vi va. Tutte le solite cosine belle, scrivetemi magari altre domande sotto, ditemi cosa ne pensate di questo primo Q&A. Link in descrizione per comunque fare acquisti tramite i miei link Amazon affiliato, così mi fate anche guadagnare qualcosina senza che voi spendiate nulla di più. E noi come sempre ci vediamo al futurissimo prossimo video. Ciao.